Ciao e bentrovati per la nostra lezione di oggi. Iniziamo con il nostro riscaldamento. Addome tiene, respirazioni toraciche. Inspiri, vai su. Apri, espira, scendi, svuota, chiudi l'addome. Ancora una, inspiri, rimani altezza delle spalle e sto da qua, destra, scendi giù, sinistra va in alto, più in alto possibile apro. E ancora, inspiri, dall'altra parte, fuori aria. Inspiro e da qua fuori, inarco la schiena, pancia in dentro, inspiro, massima espansione toracica e pressione sulle scapole. Ed ancora, allunga, e su, e fuori, dentro l'addome, e inspiro, e fuori, inarco, risucchi dentro l'ombelico. Inspiro, massima espansione, per l'ultima volta, giù, destra, allungo, sinistra, più in alto possibile. Torna dall'altra parte, fuori aria. Apro e fuori, allungo. Inspiro, apro. Intraruoto, i pollici all'interno, adduco le scapole, schiena bella dritta e apro. Da qua sciogli, piano sagittale, vanno su gli arti superiori, palmi in avanti, pressione sulle scapole, vai a formare un ventaglio. E inspiro su e ancora fuori. Due, inspira su e ancora fuori su, tre, inspiro su e sto, schiene dritte vanno giù parallele al terreno e da qua ancora inspiro, apro, spalle basse, pressione sulle scapole, su e ancora apri e allungo e sto e ancora apro, allungo e sto e rimango con schiena sempre dritta, cerco di andare in avanti a sfiorare il terreno, schiena dritta, giù collassa, ombelico dentro e vertebra dopo vertebra, vado su di nuovo, inspiro su, apri e vai di nuovo a sovrapporre, adduco le spalle, scapole chiuse, spalle fine e da qua scendi giù, schiena bella dritta, resta. Di nuovo vado giù e vai in squat, peso sui talloni e rimango, schiene dritte, spalle belle a terra, sto, appoggia, sedere che va in alto, testa in basso, faccio allungare bene i flessori, ombelico dentro, vertebra per vertebra vado su e di nuovo apri, adduco le scapole, spalle fine, 10 gradi schiena bella dritta, rimani, nuca in estensione massima, peso sui talloni, squat in isometria, resti, mani, sedere in alto, testa in basso, scarica pesante il busto ed ancora vertebra per vertebra su e su, apri, adduco le scapole e rimango, schiena dritta va giù e resta. Da qua squat, peso sui talloni, sto, resta, appoggio, testa giù, sedere verso l'alto, allarga leggermente gli arti inferiori e piano piano porti tutto il peso sull'arto inferiore destro, fa tirare interno coscia sinistro e torno, dall'altra parte stessa cosa, spingi e torno e allungo, tiro e torno e ancora e torno, ultimi due, spingi e torno, peso bene sui talloni e torno e piano piano su, extra ruoto, punte dei piedi e vado giù in sumo squat, allargo bene le ginocchia, in linea, stai, fa tirare bene, interno coscia, rimango e piano piano appoggio avambraccio sulla coscia e vado ad allungare, spingo, tiro e torna dall'altra parte, su, spingi, petto bello aperto e torno, stacca le mani e vai sugli avampiedi staccando i talloni e rimani in equilibrio, resta, appoggia talloni, mani, sedere verso l'alto, giù gomiti, più giù possibile i gomiti, stai e di nuovo srotolo, di nuovo su uno squat, sto, appoggia avambraccio destro, allunga sinistro, petto ben aperto, tira e giù dall'altra parte, spingo e tiro,
stacca, rivai sugli avampiedi staccando i talloni e rimango, addome tiene, resta ancora, appoggia, mani, sedere verso l'alto e scarico, stai, e srotola, lo rifacciamo per l'ultima volta, giù, sumo squat, stai, avambraccio destro, allungo, punta delle dita della mano sinistra, sto, dall'altra parte, spingi, giù, sugli avampiedi, stacco talloni e resto in equilibrio, chiudo l'addome, rimango, appoggio, mani, giù, gomiti e resti, da qua andiamo ad appoggiare le ginocchia e ci mettiamo in quadrupedia, mobilizzazioni, ombelico dentro, in arco, pancia in dentro, gatto arrabbiato, giù, sella di cavallo, fuori aria, pressione sulle scapole e ancora, inspiro, in arco, e fuori, giù, ultima volta, in arco, qui succhio dentro l'ombelico e fuori, giù, da qua appoggio gli avampiedi e andiamo in V rovesciata, schiaccia, pressione sulle scapole, giù i talloni, rimani, allunga bene catena cinetica posteriore, due passetti delle mani, passo in plank, sto, stringi bene addome e gluteo, appoggio le ginocchia, cosce e busto in linea, fai un piegamento facilitato, scendi e torna su, di nuovo plank, e vado giù in V, pressione sulle scapole e resto. Andiamo a fare una quadrupedia sospesa, stiamo per una decina di secondi, nunca in estensione resti. Di nuovo, V, di nuovo plank, appoggio le ginocchia e ancora un piega, facilitato, su, plank, V. E andiamo in quadrupedia, andiamo a inserire delle estensioni, superiore destro, inferiore sinistro, pancia in dentro, massime estensioni e contrazioni, appoggia, dall'altra parte, resta, appoggia, ancora, su, appoggio, e ancora, su, appoggio, avampiedi, di nuovo in V, schiaccia forte, di nuovo in plank, se ce la facciamo piegamento completo, se no continua ad appoggiare le ginocchia, giù e su, di nuovo in V e quadrupedia, arto superiore destro, inferiore sinistro, si allunga e rimani. Da qua, mentre in arco la schiena, porto gomito destro su ginocchio sinistro, pancia in dentro, fuori, uno, inspiro, distendi, e ancora, due, inspiro e distendo, fuori, tre, inspiro e distendo, e ancora, fuori, quattro, inspiro e distendo, e ancora, fuori su cinque, inspiro e distendo, e ancora, fuori sei, inspiro e distendo, appoggia. Dall'altra parte stessa cosa, su, fuori, uno, inspiro e distendo, e ancora, fuori, su, due, inspiro e distendo, e ancora, fuori, tre, inspiro e distendo, fuori, su, quattro, inspiro e distendo, fuori, cinque, inspiro e distendo, fuori, sei, resta, appoggia, avampiedi, V rovesciata, schiaccia, giù, di nuovo plank, ultimo piegamento, vai giù, sfiora, su e V, schiaccia, appoggio le ginocchia, sedere si talloni e scarica bene giù, piano piano, di nuovo V rovesciata, andiamo ad allungare, schiaccia forte. Da qua torna in plank e rimani giù. Fai un gran passo con tuo piede destro che va
all'altezza delle mani, spingi. Se non ce la fai, fai piccoli passetti con i piedi una volta che l'hai appoggiato. Spingo giù, tiro e sto. Rimango. Schiene dritte, testa in estensione. E torna. E da qua, ginocchia sfiorano. Sedere che va giù, dietro, verso i talloni, in sospensione. Appoggio le ginocchia, scarica. Giù il petto, pressione sulle scapole, rimango. E da qua, in maniera da dover colpire un qualcosa con la nuca, vai direttamente in plank e resti. Stringi. Dall'altra parte, stessa cosa, sinistro. E spingo giù. Nuca in estensione, allunga. Torna. Ginocchia che sfiorano, sedere stalloni scarica, pressione sulle scapole, appoggia le ginocchia, giù, scarica bene. E di nuovo, nuca in estensione, appoggio avampiedi, di nuovo subito in plank, rimani. Gran passo, di nuovo piede destro, spingi, giù il bacino. Da qui, mano sinistra resta a terra, destra che va su e resta. Petto bello aperto, giù il bacino, sguardo verso la mano che è in alto, spalle perpendicolari al terreno, scendi giù e torna, ginocchia a sfiorare, sedere stalloni e scarico, appoggia e giù, e di nuovo appoggio gli avampiedi, plank, rimango. Gran passo questa volta con arto inferiore sinistro, mano destra rimane, sinistra ruota, schiena bella dritta, resta, su, scendo, appoggio, giù, plank, ginocchia a sfiorare, 2 centimetri, giù il sedere, pressione sulle scapole, rimango, appoggio, scarico. Ed ancora, su, appoggio, di nuovo in plank, stai. Gran passo, con arto inferiore destro, spingi bene giù. E da qua, stacca, restando bene in linea, schiene belle dritte, giù il bacino, su paralleli gli arti superiori e rimango, sto. Scendo, appoggia peso sulle mani, torna, giù, sedere stalloni, scarica, appoggia e giù, scarico, sto, e piano piano, di nuovo plank, stringi e resta, nuca in estensione, gran passo, con arto inferiore sinistro, giù il bacino e piano piano stacca le mani, giù bene il bacino, parallele vanno su e sto, schiene belle dritte, rimango, rimango, giù in appoggio, dietro, 2 centimetri, sedere stallone scarica, appoggia e giù, resto. Da qua di nuovo quadrupedia, sì, di nuovo andiamo in V, schiaccia bene, giù, pressione sulle scapole e stai. Passa in plank, stringi con 2 micropassetti delle mani e da qua appoggia, avambraccio destro, avambraccio sinistro, stringi bene i glutei e rimani. Restiamo per 10 secondi, nuca a massima estensione. E da qua pressione sulle scapole, nuca in estensione e resta. Chiudi bene l'addome, quando vai in estensione compensa con l'addome in modo da non caricare troppo zona lombare. Da qua chiudi bene addome, torna in plank, resta. Intraruota destro, intraruota sinistro. E da qua ruota, destro su e rimango. Sfinge il decubito laterale.
Ancora 5, 4, 3, 2, 1. Torna con entrambi gli avambracci all'interno, dall'altra parte, rimani. Ancora 3, 2, 1, giù e stop. Appoggio, appoggio, su destro, su sinistro e si va in V, schiaccia giù, pressione. Da qua, da V, proviamo ad appoggiare anche gli avambracci, giù il destro, giù il sinistro e estremizziamo la nostra V, pressione sulle scapole, stai. Schiena bella schiacciata, glutei verso l'alto, su destra, su sinistra e sto. Di nuovo in plank. E di nuovo, giù sinistra, giù destra, scendo. E estensione, canne testa su, pancia bene in dentro, pressione, stringi bene i glutei, stai. Appoggio. Di nuovo plank. Intraruoto, intraruoto, prima verso sinistra, stai. Ancora 3, 2, 1, giù e resto. E dall'altra parte e restiamo. Ed ancora 5, 4, 3, 2, 1, giù, appoggio, appoggio, mani, mani, V, schiaccia. E giù avambraccio sinistro, giù il destro e rimango. Schiaccia bene, tira. Mani, mani, sto in V. E ancora. Plank, giù destro, giù sinistro, stai. Appoggia e in estensione. Da qui, tenendo bene l'addome. Non riappoggio la nuca, ma vado leggermente più basso. Testa sempre in estensione. Scarica e porta gomiti sul costato abbassando le spalle. Inspiri, punta dita più lontano possibile. Fuori, pollici in dentro. Fuori uno. Inspira. E fuori. Due. Inspiro. Tre. Inspira. Quattro. Inspiro. Cinque. Inspiro. Sei. Sto. Di nuovo in appoggio, avampiedi, plank e rimango, intraruota destro, intraruoto sinistro e da qua ci giriamo e restiamo per 10 secondi. Appoggiamo 10 secondi dall'altra parte. Giù, intraruoto, su, ed appoggio, appoggio, V, e di nuovo giù gomito destro, giù sinistro, estremizziamo la nostra V con gli avambracci in appoggio, tira. Mani, mani, V, schiaccia. E di nuovo giù, appoggio, appoggio, rimani. Scendo e di nuovo cane testa su, spalle basse, stai tenendo bene l'addome, ombelico dentro come se scottasse un qualcosa sul tappetino, stacca, inspiri e fuori, uno, in, nuca in estensione, due, inspiro, stringo l'addome, tre, inspira, quattro, su, cinque, su e sei, appoggia. Di nuovo, chiudi l'addome e stiamo, intraruoto, intraruoto e ci giriamo e restiamo 10 secondi. Due, uno, giù ed ancora dall'altra parte, restiamo. Quattro,
3, 2, 1, giù, su, su, sinistro, destro, giù rovesciata, giù i talloni, pressione sulle scapole, sta, giù avambraccio e rimango, allungo, sali, sali, plank, ginocchio a terra, sedere, stallone, scarica bene, e di nuovo in quadrupedia per l'ultima routine di oggi, appoggio avampiedi, V rovesciata sta, passo in plank, destro ginocchio verso il gomito, fuori uno, sinistro, due e appoggia, giù, giù, laterale questa volta, uno, e ancora fuori, due, appoggio, e ruota, uno, e bacino, due, torno, destro, sinistro, V e recupero, schiaccia forte. Tutto dall'altra parte, in plank, sinistro, destro, e giù sinistro, giù destro, laterale, uno, due, e laterale, uno, due, su, su, e V, schiaccio. Pronti per ripartire con la nostra routine, plank, uno, due, giù, giù, uno, due, e da qua, tallone a terra, uno, due, sto, sali, sali, V recupera, giù talloni, e da qui di nuovo plank, sinistro, destro, plank basso, e ancora, sinistro, destro, e gira, uno, e giro due, e sali, sali, e in V stai, schiaccia forte, appoggia le ginocchia, sedere stallone e scarico, giù, e piano piano su, piede opposto si infila fra la mano e il ginocchio verso di me, e siamo per il nostro ultimo pezzetto, piede a martello, allunghiamo un po' di stretching, mani all'interno e vai a spingere con schiena in estensione il busto all'interno delle nostre cosce, tira forte, nuca dritta, non flettere, schiena in estensione e pigia, pigia, fai forza con gli arti superiori sulla pianta del piede, tiro, 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 e sto, e da qua ruoto, andiamo a fare una svastica verso la nostra destra, scendi giù e cerca di pigiare con il petto sulla coscia, tira e resti, e dall'altra parte stessa cosa, ruoto in svastica, giù, avambracci, schiaccio e rimango. Se non ci arrivi appoggi solo le mani, eh? Giù bene. E su, uniamo piante dei piedi, schiene dritte, inspiri ed espirando al rotolo, mento che cade sullo sterno ombelico dentro, testa che va a toccare e la luce del nostro piede resta. E piano piano su. Schiena bella dritta, petto bello aperto. Abbiamo fatto una lezione per riequilibrare il nostro corpo e la nostra mente. Spero che ti sia piaciuta. Mi raccomando, iscriviti al canale e lascia un like se la lezione ti è piaciuta. Qua sotto un bacio a tutti voi. Un saluto a Silvia e il piccolo Flavio che seguono tutte le mie lezioni. E alla prossima, ciao!